La ghiandola pineale è una ghiandola del cervello fondamentale soprattutto per la produzione di melatonina e di conseguenza per il corretto ritmo sonno-veglia necessario al nostro benessere. Ma perché la ghiandola pineale è considerata una ghiandola magica o sacra? La ghiandola pineale è una ghiandola endocrina del cervello deputata alla produzione di melatonina, ormone che si produce in particolare quando è buio e per favorire il sonno. Si tratta di una ghiandola a forma di pigna, molto piccola, misura appena 1 cm di lunghezza e mezzo centimetro di larghezza, ma fondamentale per il benessere del nostro organismo. È facile che questa ghiandola risenta di alcuni cambiamenti, come ad esempio in caso di viaggi molto lunghi, quando si attraversano diversi fusi orari. Le persone che viaggiano sanno che ci vogliono alcuni giorni per adattarsi alle nuove condizioni di luce buio e ai differenti orari per riprendere il giusto ritmo di sonno. È proprio la ghiandola pineale a doversi adattare alle nuove condizioni, ripristinando un nuovo equilibrio. La ghiandola pineale corrisponde a quello che in certe tradizioni religiose o mistiche viene chiamato terzo occhio o sesto chakra, la cui posizione è in mezzo alle sopracciglia. La conoscenza della ghiandola pineale e delle sue potenzialità metafisiche si hanno fin dai tempi remoti. Il terzo occhio, secondo la tradizione, è fondamentale in quanto si tratterrebbe di una zona quasi sempre inutilizzata del cervello, che sarebbe invece fondamentale imparare ad attivare ed usare al meglio. Esso avrebbe infatti la capacità di vedere cose che non appaiono agli altri due occhi, ovvero percepire frequenze del mondo spirituale. Si pensa che la ghiandola pineale sia più appunto sviluppata nei bambini, in quanto loro sono in grado di percepire delle entità che possiamo definire dei fantasmi che noi non riusciamo a vedere. In questo filmato vedremo una bambina al cimitero che viene ripresa dalla mamma, ovvero la mamma la registra. Sembra che la bambina stia parlando con un'entità e addirittura la stia salutando. E voi che ne pensate di questo? Potrebbe dipendere dalla ghiandola pineale sviluppata in questa bambina? Una buona visione. Vai. Vai.